un punto di inizio di quello che è un progetto che spero ci porterà molto lontano e spero che andrà ad aumentare l'accoglienza e l'inclusività che sono alcune fra le caratteristiche peculiari di Lovere. Lovere è un paese che dell'accoglienza ha fatto una delle sue bandiere, sicuramente lo dimostrano i circa 2.500 alunni e studenti che quotidianamente frequentano le scuole di Lovere, lo dimostrano tutte le persone del circondario che quotidianamente si recano a Lovere per fruire dei numerosi servizi che Lovere mette a disposizione, le migliaia di turisti che affollano il nostro paese e hanno la possibilità di apprezzarne la bellezza artistica, la bellezza paesaggistica e soprattutto la possibilità di praticare i numerosi sport che sono presenti sul nostro territorio grazie appunto a queste società sportive che hanno una tradizione molto antica e di grande valore. Tradizione che oggi fa un passo avanti. Fa un passo avanti, va a consolidarsi e soprattutto va ad allargare la possibilità di fruire di questi impianti e della bellezza del nostro lago a tutti. Quindi è un passaggio importante al quale si era iniziato a lavorare già qualche tempo fa con la vela, ma che oggi con piacere possiamo dire che verrà a breve esteso anche a tutti gli altri sport. Quindi ci sarà un motivo in più per venire a Lovere e ci sarà un motivo in più, ecco, per poter da parte di Lovere e di tutti noi ospitare ed accogliere più persone possibile. Cercare di rendere sempre più inclusive le località è una grande sfida dei territori. Sì, è stato certamente l'idea di Fabio è stata indubbiamente molto interessante, noi l'abbiamo raccolta. Naturalmente noi abbiamo poi l'esperienza che deriva da circa 30 anni di attività nell'ambito paralimpico. E quindi non è che ci potessimo sottrarre a questo invito. Bella l'idea di portare all'interno del polo turistico di Lovere un'attività paralimpica che coinvolga le discipline tipiche dell'acqua, il nuoto, il canottaggio, canoa e la vela, a cui si è aggiunto naturalmente il tennis, che rappresenta anche un'altra attività che si svolge proprio nell'ambito strettamente vicino all'area di riferimento. Per cui noi veramente siamo molto felici di questa iniziativa, della firma del protocollo che avverrà questa sera e da qui partirà tutto il nostro impegno per fare in modo che effettivamente questa località abbia il giusto riconoscimento. Allora, i vantaggi di questa iniziativa. Beh, qui ci sono delle proposte che naturalmente andremo poi a sviluppare. L'utilizzo della base della vela, che è già ben attrezzata, la possibilità poi di utilizzare la piscina, che anche quella ci darà la possibilità per poter accedere e quindi svolgere eventualmente degli allenamenti di nuoto. Sul canottaggio. Ecco, il canottaggio è effettivamente una disciplina che in questo momento ha un po' di problemi, ma che cercheremo di affrontare e risolvere. E poi c'è il tennis che e quindi cercheremo di portare o degli allenamenti delle squadre regionali, ma soprattutto cercheremo veramente di sviluppare lo sport disabili in ambito territoriale, sperando di riuscire a coinvolgere più persone possibili perché si possano avvicinare a queste attività.